Quando nacque lo smog? Oggi il tema dell'inquinamento è tra i più importanti da affrontare e sentiamo spesso la parola smog. Ma che significa? È un incrocio tra smoke e fog, quindi fumo e nebbia, e già il fatto che derivi dall'inglese ci dà un'indicazione geografica sulla sua origine. Si dice di solito che la parola comparve all'inizio del Novecento perché fu, per così dire, ufficializzata da un giornale londinese nel 1905. La realtà è che comparve in America nel 1880 proprio in riferimento all'atmosfera che si respirava a Londra alla fine dell'Ottocento. La causa di questa condizione, di questa probabilmente prima forte ondata di inquinamento, fu la rivoluzione industriale. Perché dobbiamo ricordarci che la rivoluzione portò senz'altro tantissimi miglioramenti alla qualità della vita, migliorie di cui possiamo godere ancora oggi, eppure accelerò anche terribilmente il cambiamento climatico. Ma parliamo ora di come e perché cambiarono le temperature, prendendo come riferimento la città di Londra. Innanzitutto, quando parliamo dell'Ottocento, parliamo di un intero secolo e, come continua ad accadere oggi, le temperature variarono notevolmente nei decenni, per diverse ragioni, tutte in qualche modo legate alla rivoluzione industriale. Molta gente si era trasferita dalla campagna per lavorare nelle fabbriche in città, quindi il sovraffollamento aveva portato a un aumento della temperatura. È come quando ci troviamo in una stanza che inizia a riempirsi di gente, dopo un po' inizierà anche a fare molto caldo. Tutta questa gente a casa accendeva il fuoco per riscaldarsi, per cucinare, quindi altro calore, e c'erano tantissime fabbriche e attività commerciali che avevano bisogno di calore per funzionare, per tenere attivi i macchinari. Nell'inverno del 1835 si registrò nella City, quindi nella parte più antica di Londra, una temperatura di 3 gradi più alta rispetto a quella delle zone subito a sud del London Bridge, differenza che aumentava di altri 3 gradi nel momento in cui si accendevano le luci che andavano a gas e quindi producevano altro calore. Quindi, nello specifico, quanto caldo faceva a Londra? Non abbiamo un registro preciso di tutte le temperature, ma sappiamo che il decennio tra il 1810 e il 1819 fu il più freddo in Inghilterra dalla fine del 600. Il decennio successivo sorprese invece per la quantità di neve e pioggia, e a Londra il Tamigi ancora si ghiacciava al punto che organizzavano delle fiere nel periodo natalizio proprio sul fiume ghiacciato. L'ultima di queste fiere fu nel 1814. Il fiume poi continuò a ghiacciarsi fino più o meno al 1830, ma il ghiaccio non era più così solido da riuscire a camminarci sopra. Questo ci dice appunto che gli inverni iniziarono gradualmente a diventare più miti e che Londra si stava progressivamente scaldando. Nel 1846 ci fu addirittura un periodo di carestia e si registrarono le temperature più alte dalla fine del 600, con una media di 2 gradi in inverno e 17 in estate.